Spettacoli, cortei e di sfide medievali, ma la testa tornano a rivivere nel centro storico di Fano da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio. Quest'anno l'appuntamento estivo del Palio delle Contrade per la sua 10ª edizione recupera l'originaria denominazione di I Malatesta Fano, ideato dalla Confcommercio negli anni 80. Durante l'evento, organizzato e promosso dal gruppo storico La Pandolfaccia, sarà possibile fare un tuffo nel passato, quando Pandolfo III si recò a Fano alla vigilia del 1400 per ringraziare la Madonna del Ponte Metauro per scampare la peste. In questo clima i visitatori avranno la possibilità di rivivere il matrimonio tra Pandolfo III e Paola Bianca, ammirare sessioni di addestramento nel campo d'arme e assistere alle esibizioni di sbandieratori, musici, armigeri, giullari e sputafuoco. Domenica sera poi a contendersi il palio con il tiro alla fune saranno non più i quartieri della città, bensì quattro castelli di origine malatestiana del nostro territorio: Fano, Mondolfo, San Costanzo e Castelvecchio. Sì, il progetto dell'idea che avevamo avuto è che una persona che capita a Fano possa respirare l'aria medievale, quindi tutta la città darà questo respiro, a partire dal Pincio, dove sabato verranno allestiti tutti gli accampamenti militari, quindi diversi figuranti da tutta Italia verranno a Fano per fare questo accampamento, antichi mestieri su Via Arco d'Augusto, per poi proseguire in questa passeggiata che vi porta direttamente in Piazza Andrea Costa per noi fanesi il Mercato del Pesce, dove ci sarà la taverna e anche tutti gli spettacoli, le attività per i giochi per bambini in legno e così via, e poi piazza 20 settembre, dove sarà il palcoscenico maggiore che partirà dalle ore 21 in poi, dove vedrà il venerdì sera i festeggiamenti per il ritorno del signore Pandolfo III, la domenica il banchetto in onore del suo matrimonio e la domenica la disfida delle contrade. Sarà inoltre possibile vestirsi in abiti medievali? Sì, all'interno di Palazzo Martinozzi, in sala Pedinotti, che è comunque segnalato in tutti i totem della città, ci saranno delle piantine con il programma e tutto quanto, ci sarà praticamente un angolo dove verranno messi a disposizione degli abiti. Chi vuole in qualsiasi orario si presenta lì, con la volontà di indossarli, di provarli a indossarli, e poi può fare una passeggiata per la città in costume storico e magari scattare dei selfie, delle foto, magari meno medievali, però poter essere all'interno di questo protagonista per la città di Fano. La seconda cosa è il sabato sera, c'è la possibilità di partecipare al banchetto medievale che viene fatto in onore del signore di Pandolfo III. Nel nostro sito www.malatestafano.it trovate tutti i recapiti per potersi iscrivere, e con un contributo se è possibile avere un vestito e partecipare alla cena. L'evento, che gode del patrocinio della Regione Marche e dell'Assessorato al Turismo ed Eventi del Comune di Fano, quest'anno offrirà anche la possibilità di visitare, in chiave del tutto esclusiva, la Corte Malatestiana e l'ex Chiesa di San Francesco, il cui sottoportico ospita le tombe malatestiane. A fare da ciceroni saranno alcuni studenti del Liceo Nolfi Apolloni. L'evento sarà anche solidale? Sì, l'evento sarà anche solidale, ci sarà la possibilità di acquistare questo sacchettino di sale, che è un simbolo, ma serve per poter donare una somma ad un alluvionato dell'Emilia Romagna che noi conosciamo bene, che tra l'altro è un artista inserito nell'interno del cast del Palio delle Contrade. Quindi tutto quello che noi raccoglieremo acquistando questo sacchettino sarà devoluto a lui, che tra l'altro è un artista e ha anche un'officina di sogni in cui praticamente tramanda l'attività artistica e giullaresca ad altri giovani. Altra novità dell'edizione 2023 sarà il ritorno dei Malatesta Fano anche il 4, 6, 7 e 8 ottobre, con iniziative dedicate alla divulgazione storico-scientifica. Importante sarà il contributo del bando per i progetti di accoglienza turistica della regione, un'ulteriore occasione per promuovere la città e la sua storia. Un periodo storico molto importante per la nostra città e, come accade sempre, visto la nostra vivacità culturale, un'importante associazione è quella del gruppo storico La Pandolfaccia, che quest'anno porta un'innovazione cambiando il nome, ma di fatto dando più valore proprio all'aspetto storico, I Malatesta Fano, in 3 giorni dove potremo rivivere appunto questo magico periodo storico con Pandolfo e Signora, con la ricostruzione di alcuni momenti importanti di quel periodo, con la possibilità di visitare la nostra città e le evidenze storiche di quel periodo, insomma una settimana che ci aiuterà a riscoprire la nostra città e a conoscere un gruppo storico che sta lavorando tanto. Quindi voglio ringraziare loro per il lavoro che stanno facendo, voglio ringraziare la collaborazione con Confcommercio che porta questa bella innovazione. Il programma completo dei Malatesta Fano potrà essere consultato anche sulla pagina Facebook dell'evento.
Per noi, come dicevo, è veramente un motivo di orgoglio ritornare al nome Malatesta, che appunto è un nome importante medievale che valorizza veramente tutto quello che è la nostra città, perché valorizza con tutto questa manifestazione quelle che sono le bellezze storiche della nostra città, perché hanno creato veramente nel tempo un'identità storica di Fano, dei Malatesta appunto. Quindi io credo che ritornare al passato, ma pensando veramente al futuro, sia quella nota di colore per noi importante per attrarre turisti nella nostra città. Quindi grazie al gruppo storico della Pandolfaccia, che con tanto sforzo e tanto lavoro hanno portato avanti sempre questa idea, che appunto è nata in commercio tanto tempo fa, e che con la loro passione, con la loro volontà, credono in questo progetto. Noi li abbiamo appoggiati, siamo ripartiti e abbiamo ricreato questa sinergia. Quindi grazie.